Ciao ragazzi, sono Luca sempre da Langa Studios. Oggi parliamo di un lavoro veramente importante, un bel lavoro. Com piattaforma e-commerce professionale, un e-commerce per realtà che vogliono mostrare i propri prodotti e portare i clienti al checkout in maniera lineare, semplice, senza grandi problemi. Partiamo ad analizzare il sito insieme. Questo cliente partiva già da un sito dinamico, quindi da un web, sviluppato da Langa Studios, e ha voluto upgradarlo, quindi per addentrarsi nel mondo dell'e-commerce. La fondamentale qua era, diciamo, la propria attività, che è un'attività di macelleria di alto livello, specialistica, specializzata in ogni categoria, anche internazionali, non solo carni locali, ma avere una visione più ampia è quello che ha fatto da padrone. Abbiamo presentato al cliente una soluzione che non fosse una semplice sezione all'interno del sito, che si configurasse come un applicativo a sé, a sottodominio. Quindi abbiamo lavorato con un shop.store. Parliamo proprio di architettura web. Come parte principale, essendo il sito configurato per ospitare più di 250 tagli di carne, è stato necessario categorizzare e filtrare i prodotti nella maniera più completa e precisa possibile. Quindi la difficoltà era quella di categorizzare l'architettura di questo sito. Il team che si è dedicato al progetto ha iniziato a ragionare sulla tecnologia web più adatta, perché se non la si padroneggia nel modo corretto può essere, a mio avviso, controproducente. Quindi ad esempio, se prendiamo questo sito sviluppato proprio con la medesima tecnologia, possiamo vedere come presenti numerosi difetti. Si vede qua, vedete che il dettaglio non lo fa da padrone questo sito. Posso capire, ma è un lavoro non nostro. Proprio per questo le nostre lavorazioni non tralasciano nessun dettaglio, nessun particolare. Agiamo su ogni vista responsive, quindi parliamo di nuovo di resizing, restringimenti adatti, caratteri, font, è un altro tipo di lavoro, io spero che si possa vedere anche per i formati comunque sempre meno diffusi. Per quanto riguarda i prodotti, abbiamo condotto diversi studi assieme per individuare i tagli più ricercati dai clienti e imbastire così le variazioni. Nell'e-commerce non c'è solo un prodotto semplice, ci sono i prodotti variabili, bundle product, offerte, promo. Ci sono molte caratteristiche da dover valutare affinché l'utente si possa interessare al prodotto del cliente. All'interno della piattaforma, infatti, quasi tutti i prodotti sono configurabili lato cliente, quindi parliamo di un vero e proprio configuratore. Non è prendo il prodotto, faccio aggiungere al carrello e finisce. Sì, può esserci un prodotto semplice, benissimo. La difficoltà è quello di farlo variabile, di mostrare al cliente una specializzazione nei confronti di quel determinato prodotto venduto. La configurazione lato cliente per ogni acquisto deve essere sempre consapevole, quindi fornire l'opzione più adatta alle esigenze di ognuno di loro. Altro capitolo molto importante di questo progetto è stato il lavoro fotografico. Un lavoro professionale non fatto con l'iPhone, tanto per intenderci. Quindi il nostro team fotografico si è recato presso i laboratori del cliente e ha osservato il metodo di lavoro dello stesso. Quindi il lavoro dei macellai, il lavoro di sezionamento della carne per immortalare i tagli. In collaborazione con il reparto di editoria, qui sono stati sviluppati anche abbinamenti visivi specifici per diversi tagli, quindi tanto per intenderci, bistecca di carne di una determinata categoria, carota, finocchio e sedano, altro tipo di taglio di carne, quindi parliamo proprio di un'altra categorizzazione, non lo so, ad esempio agnellone, parliamo magari di cipolla, rosmarino e sale. Quando io li vedrò abbinati tutti vicino della stessa categoria, riuscirò anche a ricondurre la stessa categoria grazie agli elementi che mi si prestano vicino al taglio di carne. Oltretutto gli elementi servono anche a determinarne la grandezza del tipo di taglio. Immaginate se non avessimo posto gli elementi vicino ai tagli, l'utente che visita la pagina troverebbe difficoltà a capirne il dimensionamento dello stesso taglio, del prodotto che viene venduto. Immaginate di dover vendere un taglio di Angus lungo un metro e poi un pezzo di filetto. Se io non mettessi vicino una carota, un peperone uguale per i due tagli, l'utente che visualizza il sito non riuscirebbe a capirne le dimensioni. Magari potrebbe intenderla lunga 30 cm e invece lei poi arriva di un metro, o anzi peggio, viceversa. Il tema è stato sviluppato con la tecnologia Ajax,
velocissima. Quindi, oltre all'aspetto visivo, ci siamo quindi concentrati sul filtraggio, tecnologia Ajax, che agisce sulle categorie, quindi attributi, tag degli stessi prodotti, raggiungibili in maniera molto molto veloce, molto easy, quindi clicco e mi compare direttamente senza far sì che la pagina reloadi, quindi non abbiamo dei template PHP, ma in Ajax immediatamente reloada, stando sulla stessa pagina. Abbiamo implementato i metodi di pagamento al checkout per venire incontro comunque alle esigenze di diversi tipi di clienti, quindi posso avere Stripe, posso avere Satispay, posso avere PayPal, sono sempre tutti metodi di pagamento implementabili tramite API, in maniera, diciamo così, semplice, che permettono la sicurezza, permettono di garantire sicurezza al cliente che fa l'evasione, quindi che fa il proprio pagamento al checkout. Ognuno di questi è stato testato in sandbox prima di essere integrato nella piattaforma per garantirne comunque l'efficienza, la funzionalità. Un aspetto molto importante che abbiamo valutato è la gestione delle spedizioni, che sono interamente sotto il controllo del cliente e può personalizzare tramite il suo pannello utente. Quindi aree geografiche, CAP, posso andare a identificare una determinata area geografica e attribuirne un prezzo o limitarle e concatenarle. Oltre all'aspetto visivo, ci siamo anche concentrati molto su ciò che riguarda la gestione d'offerta commerciale. Siamo in costante comunicazione col cliente con diversi metodi, affinché il cliente si possa permettere di predisporre tutte le informazioni adatte alla vendita in forma sempre specialistica. Abbiamo creato ad esempio dei prodotti bundle configurabili dall'utente stesso che gioca con la piattaforma. Quindi non parliamo di configurazione lato server, ma parliamo di configurazione direttamente nel front end, quindi direttamente proprio di una specie di configuratore. Prendo tot prodotti o un tot di sconto. Logiche molto semplici, molto dinamiche, che però mi rendono frizzante l'acquisto, quindi un'esperienza di navigazione sì lineare, ma un'esperienza di navigazione professionale con la quale l'utente può giocare. Permette di comporre il proprio meet box nella maniera più consona, partendo da una base uguale per tutti. Quindi adesso noi parliamo di carne, ma i box, la configurazione, le logiche commerciali sono quelle che fanno un lavoro professionale da uno che non lo è. Parliamo ancora di una parte della nostra gestione d'offerta, ci occupiamo di valutare i periodi e le promozioni di tagli o categorie, quindi direttamente di agire su variazioni di prezzo determinate dallo stesso cliente. Quindi è il cliente che ci dà i limiti e siamo noi poi a giocare e quindi proporre per far sì che l'e-commerce giri veramente. Il tutto viene gestito da un documento condiviso e accessibile sia dai nostri reparti che dal suo staff, affinché comunque il nostro reparto possa essere sempre pronto a garantire un'offerta dinamica e di ottimo rapporto qualità-prezzo. Lavoro importante, lavoro lineare, semplice, sulla quale ci sarebbe tantissimo ancora da dire. Il video deve essere lungo così, quindi mi sono limitato a descriverne i punti, diciamo, fondamentali, ma rimanete sulla prossima.